Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a cambiare le luci LED alla nostra Fiat Panda 169, in questo caso è del 2005, però le possiamo usare tutti i modelli fino al 2010. Questi fari montano le H4, come potete vedere io le ho comprate a grandezza 1:1, quindi sono identiche a quelle alogene. Troverete poi tutto in descrizione, non vi preoccupate, vi lascio tutto il link. Adesso io vi faccio vedere all'interno della scatola. Li abbiamo pagati 32 euro perché abbiamo uno sconto su Amazon in questo momento e come potete vedere sono veramente, ma veramente belle. Adesso vi faccio vedere come andranno installate. Ma prima vi chiedo solamente di iscrivervi al canale per aiutarmi a crescere e supportare questi video, così ne posso portare altri sulle nostre macchine. Andiamo ad aprire il cofano ovviamente e lo blocchiamo. Poi ragazzi, all'interno questo sarebbe il faro destro. Potete vedere questa levetta che andrà spostata. Ok, era un po' dura. Noi lo tiriamo in avanti. Ho capito. Come potete vedere ragazzi, era incastrato con queste guide, quindi voi dovete tirare in fuori sempre in questa posizione, tirate un po' più avanti, poi lo inclinate ancora leggermente e lui si toglie. Al suo interno troverete questo, che sono l'alloggiamento delle lampadine H4, mentre dall'altro lato quei cavi azzurrini e grigi e quell'altro cavetto sono quello sopra le frecce direzionali, quello sotto invece le luci di posizione. Noi ci interessa solamente la lampadina H4 alogena. Allora, prima di tutto abbiamo estratto i cavi della corrente. Dopodiché, vedete queste fascette in alluminio che sono una a sinistra e una a destra? Bisogna sganciarle. Adesso vi mostro come si fa. Si spingono verso il faro e si allargano. Quindi spingiamo verso il faro e allarghiamo e voilà. Vedete, questo qui è la protezione che mantiene fermo, scusate per la mia mano, la lampadina alogena che abbiamo qui. Adesso noi andremo a estrarre dalla scatola la nostra lampadina. Ovviamente, per capire meglio l'indicazione, le due, come possiamo chiamarle, parti che vengono in fuori devono stare sotto. Qui vedete che c'è il gradino, non c'è il cerchio, qua finisce. E la parte dove ce n'è uno solo va sopra. Ok, quindi andiamo nel nostro alloggiamento con molta delicatezza. In teoria il faro non si muove più, resta fermo. Andiamo con la nostra staffa di prima. Come potete vedere ragazzi, ho incastrato entrambe di nuovo nell'alloggiamento. Adesso prendiamo il nostro cavo della corrente e lo andiamo a rincastrare. A posto, adesso usciamo fuori e andremo a controllare, prima di richiudere ovviamente, se i fari appunto sono funzionanti. Procediamo a vedere il colore delle nostre. No. Ok, ragazzi, come potete vedere, uno LED, uno alogeno. Adesso facciamo la stessa cosa sull'altra parte e poi vediamo il risultato finale. Se voi potete guardare anche solo il fascio di luce che getta sull'altra vettura, poi guardate, si vede solo luce bianca. Come potete vedere, solo luce bianca di un solo faro, quindi già potete capire quanto è potente.
In un altro video, ragazzi, vi faccio vedere come cambiare le luci di posizione. Molto simile a questo, ma bisogna solamente cambiare la luce più esterna, in basso. E le metteremo anche a LED, anch'esse. Cambiamo l'altra e ci vediamo dopo. Ragazzi, da questa parte, che c'è la batteria che occupa molto più spazio, e abbiamo anche la scatola dei fusibili, andiamo a sganciare la nostra scatola dei fusibili. Scusate, ma ho una mano sola. Andiamo a sganciare la nostra scatola dei fusibili, che andremo poi a riattaccare dopo, per avere più manovra di spazio con la nostra mano. Anche qui, levetta. Come potete vedere, il fascio è nettamente migliorato. C'è molta, molta più luce. Quindi il risultato è perfetto, siamo contenti, contentissimi. Anche il futuro proprietario sarà molto contento di questo lavoretto da 5-10 minuti, ragazzi. La spia delle luci, venite a vedere. La macchina è accesa, le luci accese. Ora mostriamo il quadro. Allora, vi facciamo vedere il quadro delle luci e non c'è nessun errore lampadina. Fai vedere anche l'altro. Non c'è nessun errore lampadina. Quindi questi sono Cambus, non danno errore ed è verificato da me, ovviamente. Quindi io vi consiglio proprio queste lampadine perché sono potenti, hanno un buon fascio. Non danno soprattutto errore, perché molte persone si lamentano dell'errore, anche a me dà fastidio avere una spia accesa durante la corsa della macchina. E poi sono facili da montare perché sono esattamente uguali a quelle alogene. Ragazzi, per andare a rimettere nell'alloggiamento questo pezzo che sarebbe la protezione del faro, il tappo, prima andate a infilare i filettini all'interno, nel fondo, e seconda cosa, inserite, schiacciate qua il coperchio. Poi la linguetta che c'era all'inizio, questa qui blocca il tappo e quindi resta perfetta. Adesso vi faccio vedere. Queste sono le due astine, punte, chiamatele come meglio credete, che vanno infilate prima loro e poi la parte anteriore, in modo tale che il tappo ritorni nell'alloggiamento originale. Quindi, ragazzi, il video finisce qui. Io vi consiglio esattamente queste lampadine, ma tanto le troverete in descrizione, nel primo commento, perché sono veramente facili da montare. Ovviamente bisogna vedere che manovra avete, però vanno dai 5 minuti ai 10-15 se non siete esperti. Cosa fattibilissima, hanno un costo ridotto e avete le vostre luci a LED. Il video finisce qui. Io vi chiedo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao!